Signore e signori, bentornati sul mio canale. Qui è il vostro Tono Kid che vi parla e oggi siamo tornati con Disco Simulator, pronti per tornare a ballare, signori, con la nostra discoteca Beautiful e il nostro arredamento sempre discutibile. Però devo dire che forse è il meno peggio che ci è uscito ultimamente. Allora, siamo poveri, ma siamo ricchi dentro, signori. Allora, a parte gli scherzi, noi dobbiamo concludere una serata. L'obiettivo di questo scenario è concludere una serata con livello disco 2. Quindi, per arrivare a livello 2, dobbiamo arrivare a 1000 di reputazione, 1000 di decorazione e organizzare 5 eventi. Va bene, direi che possiamo partire subito a cannone con una seratona di quelle proprio top. E andiamo, avevamo aggiunto già quelli che ci sistemano le cose in autonomia. Dobbiamo solo fare soldi e fare piano piano gli upgrade necessari. Ovviamente la telecamera evito di inserirla in quanto andrebbe ad occupare sicuramente qualcosa di importante sullo schermo, quindi almeno per oggi vi risparmio il mio faccione. La gente qua si diverte, eh? La gente qua balla, ma soprattutto la gente si riposa, quindi teniamo d'occhio la questione posti a sedere perché è sempre quella un po' più critica, forse anche di più dei bagni e del bar, eh? Per quanto il bar adesso abbiamo fatto questo barettone qua in mezzo, i due piccolini laterali, ma si può anche organizzare in modo diverso, eh? Questi possono diventare due, uno a fianco all'altro. O uno intero con quattro persone a servire. Vediamo, vediamo. So solo che noi abbiamo anche. Questa è incazzata perché? Perché ha aspettato troppo per il drink? O perché non può sedersi? Probabilmente perché non può sedersi. C'è un minigioco? Minigioco barista. Hot peach. Attenzione, hot peach. Questo e l'aranciatina. Hot peach. Eccolo. Servito, sono soldi per noi. Allora, 14. Questi sono quelli al bar. Questi sono quelli che ballano. Mini incidente, abbiamo risolto. Attenzione. E questi sono quelli che si riposano. Sì, sono troppo pochi i posti a riposare. Come bagni, sono anche troppi i posti in fila al bagno. Eh sì, la gente, le concine sopra la gente incazzosa è data esclusivamente dai posti a riposare. Eh sì. Ma no, stavo pensando che magari mi si era buggato qualcheduno delle pulizie perché c'era una macchia che non veniva mai pulita. Vabbè, non sono neanche tantissimi quelli incazzosi, c'è da dire. Quindi, abbiamo guadagnato 9.000 dollari da. Allora, 6.000 dollari dei biglietti, 4.000 dalle bevande, quindi netto, tolte le spese, 9.400. Ok, va bene. Adesso con questi 10.000 cosa andiamo a fare? Io direi di investire nel problema principale, e cioè nei posti a sedere. Noi cos'è che abbiamo messo qua? Laning per tutti, più laning per tutti. Qua cosa volevamo fare? Noi, ah sì, stavamo mettendo le sedie così? Sì. Ok. Dietro al bar, così i baristi rimangono intrappolati. Poi pensandoci potremmo anche magari fare una cosa saggia, e cioè togliere questi, lasciare solo quella fila lì, qua togliere questi e fare così, facciamo due filette e basta. Qua stessa cosa andiamo a togliere quelli, qua stessa cosa andiamo a fare così per accorciare e poi per mettere solo un'altra fila in più. Ok. Questo perché? Perché poi vado a mettere ancora poltrone. A parte che non abbiamo ornamentato le pareti. Si dice ornamentato le pareti. Qua era tutto sul marroncino. Sul marroncino non abbiamo assolutamente niente. Se non. No, infatti niente. Quindi boh, onestamente non c'è granché di. Cioè che faccia pandan. C'entra niente questo. Niente, lo lasciamo così. Lo lasciamo così. I pavimenti li avevano cambiati, nemmeno.
Nemmeno, ma guardate che roba orribile che c'è. Possiamo fare qualcosa per pavimenti, muri è questo e basta. Vabbè, mi sa che è solo questo. Niente, allora andiamo avanti con gli arredi. Comunque danno punti decoration. E quello che volevo fare io più che altro era, a parte quelli, andare a mettere le sedie davanti, però non riusciamo a mettere i tavolini in mezzo, mi sa. Se io faccio così, facciamo una prova. E il tavolino questo. Eh sì, dobbiamo fare un altro passo indietro con le sedie, ma andremmo. No, facciamo così. Facciamo così. Questa fila la facciamo di là. E stessa cosa qua. Andiamo a togliere questa. La mettiamo di qua la fila. Non così, magari. Facciamo le cose ordinate. Ok, e quindi a questo punto questo lo spostiamo un po'. Passo in più indietro e andiamo a riempire prima le altre sedie, poi i tavolini. Se riusciamo a comprarli, bene. Se non riusciamo a comprarli perché siamo poveri, prossima volta. E perché costano queste sedie? Ci danno parecchi punti di decoration, ma costano e anche troppo. Oddio, fatemi mettere qua. Questi sono per chi non vuole il tavolino. Ci riescono ad entrare qua? Come fai a dirmi che lì non riesce ad entrare? Ma scusami. So che l'arredo è un po' di... cioè un po' tanto discutibile. Però sapete che non mi dispiace neanche troppo. Facciamo qua perché abbiamo finito i soldi e basta. Poi riempiremo con i tavolini, questi sono inguardabili, lo ammetto, sono inguardabili, ma non c'è altro modo onestamente per metterli, quindi va bene così. E basta. Quindi posti a sedere li abbiamo messi. Va bene, avviamo un'altra serata. Vai, 3x. Anche perché la priorità la darei comunque alla decorazione e alla reputazione che devono aumentare per conto loro. Minigioco DJ pronti. Cioè, man mano con le serate deve migliorare un po' tutto, ma soprattutto la reputazione e la decorazione. Piano piano aggiungeremo cose. Senti, addormentato. Ci deve pensare la security. Fatemi controllare che non si bugghino. Ok. Sì, a parte la gente che entra e passa attraverso il bancone del bar perché si deve andare a sedere. Va bene tutto, ma... Adesso, posti a sedere ne abbiamo 58. Posti a ballare ne abbiamo tanti. Sfido chiunque ad incazzarsi in un posto del genere, cioè... I muri interni possiamo farli come l'esterno, con questi neon rossi, secondo me sì. Mi gioco DJ ancora, di nuovo, eccoci pronti. Vai, Tono Kid DJ, DJ Tono Kid, per voi questa sera. Là, 2005 in saccoccia. Guarda di quanta sporcizia. Ma siete delle persone ignobili, posso dirvelo? Scusatemi, a parte... Allora, le persone incazzose adesso forse per il bar, forse. No, sono tutti entusiasti quelli che... Non riesco a beccarne uno incazzoso per capire, vabbè. 4, 5 persone. Ma sì, va bene tutto adesso, però non esageriamo. Allora. Oh, ci siamo quasi, al 1000, 1000.
Però ci chiede anche 5 eventi organizzati. Oddio. Abbiamo già organizzato negli eventi. O meglio, possiamo già organizzarli? Sì, con DJ Eric, DJ Lara, DJ Buira e basta. Ok. Quindi direi, facciamo così. Metti un bel DJ Eric, DJ Lara, abbiamo i soldi, sì. E DJ Buira anche. Vai, facciamo un tridente così di eventi, uno dietro l'altro e via. Senza diventare troppo matti ad arredare, fare cose. Facciamo tre eventi, accumuliamo. Sicuramente in questo modo fama, reputation. Cambiamo anche un po'. Vai di techno. È power metal. Cosa di più tosto, cazzuto? Barista? Un raid boss zombie con questa bottiglia, questa bevanda, quella Sprite praticamente e l'aranciatina. 2007 a noi, let's go. Allora, situazione a riposo, ok. Situazione bagni, ok. Situazione bar, direi ok. Però adesso inizia ad arrivare un po' di gente. Forse si incazzano qua fuori perché vanno un po' a caso, cioè ci sono 15 persone a destra, 2 a sinistra, non capisco questa cosa. Cioè entrano che sono neutrali, tipo Jackson, seguiamo Jackson. Entra, cosa vuole fare? Sedersi. Cazzo, ma entri, ti siedi, vai a ballare, vai a bere. Ecco, va a ballare, per ora è neutrale. 10 incazzosi, non so dirvi dove siano. Seguiamo Jackson noi questa sera. Adesso balla ancora, si diverte. Ah, si ubriaca più lentamente, ma lui o tutti? Ah no, lui e basta. Adesso l'abbiamo perso, ne avevo beccato uno arrabbiato, cazzo. Arrabbiato, perché è arrabbiata questa? Tamara, perché sei arrabbiata? Insoddisfatta. Piano piano sta salendo, ma non ha senso. Oddio, c'è un minigioco dove? Barista. Riusciamo a farlo? L'insane mobster? Insane mobster, eccolo, era lì. Con questa bottiglia, questa e il lime. Vai. 2007, let's go. Perché, cioè, capite? Non ha senso che sia insoddisfatta quella persona lì. C'aveva tutti i parametri alti, cioè tutti i suoi bisogni erano soddisfatti. Allora, dobbiamo decorare, signori. Dobbiamo decorare, quindi. Andiamo a prendere. Oddio, potremmo fare la decoration? 5.000 ci costa? Vai. 5.000 di decoration. E andiamo a prendere anche qualcosa che è orribile. Lo so che è orribile, ma. Questo ci aumenta, giusto? 832, 835. Ok. È orribile, lo so, lo so. Me ne rendo conto. Ma dobbiamo farlo. Facciamo qua tutto contornino. Tac. Parquet tutto sgangherato. E a livello di pareti però è un casino. Questa è rosa. Quella è rosa, non è rosso. Il rosso non c'è, come l'esterno non ce l'abbiamo. E soprattutto mi danno poco di decorazione. Facciamo che piuttosto sì, o facciamo un blu, che è il meno peggio. Meno peggio. Per forza, signori, c'è poco che possiamo fare. Siamo già arrivati a oltre 1.000 solo con le pareti. Certo, abbiamo anche quasi finito i soldi, però. Capite che è necessario fare questa cosa. Decorazione ci siamo, reputazione ci siamo, ci mancano gli eventi, giusto? Dov'è? Siamo quasi a livello 2, ci mancano 5 eventi, ne abbiamo organizzati uno, in realtà, credo. E va bene. Quindi abbiamo sbloccato la decorazione per niente, in realtà, però. Lasciamo perdere.
Quindi credo che un paio di serate, scusami, scusatemi, un paio di serate no, perché se dobbiamo fare 5 eventi, questo è il secondo, in realtà ne servono altre 3 di serate. Facciamo eventi uno dietro l'altro. Allora, vediamo adesso questa serata come la va. Cliente ubriaco, alcolici, spanti. Non ancora capire cosa vuol dire spanti, ma va bene. Minigioco DJ? Ma non c'è già il DJ? Ha bisogno del nostro aiuto? DJ Tono, chi dà l'azione? Let's go. Tac, tac, tac. Troppo facile. Too easy per DJ Tono, kid. Fatemi capire se la gente entra incazzata. Seguiamo Filip che entra con le cuffie, ma lasciamo perdere perché. Tu dimmi come. A parte che entra già ubriaco, già un po' ubriaco, eh. Cioè, già intossicato. Tempo trascorso nel club. Non è vero. Perché è entrato. È appena entrato. Insoddisfatto. Cioè, tu entri e sei insoddisfatto. Per quale motivo? Dov'è che sei poi adesso? Ah, eccolo qua, è seduto. Va bene, riposa. Arrabbiato. È arrabbiato addirittura. Ma spiegami perché sei arrabbiato. Maggiore influenza del parametro ebbrezza. Ma se non vai a bere, è colpa mia. Cazzo, ti metti in fila alle 7 del mattino? Ci credo anch'io che poi non bevi e rimani incazzato tutta sera. Ma scusatemi, va bene tutto. Ma se sono degli imbecilli i nostri clienti. Che cazzo. Vabbè, comunque, facciamo che organizziamo gli altri due eventi. O meglio, possiamo aumentare qualcosa prima? Migliori la qualità? Vai, miglioriamo la qualità dei cocktail. E basta, in realtà, perché non è che ci serva altro. No, basta, facciamo che. Facciamo una cosa, guarda, per invogliarli a bere, diminuiamo del 20%, 30% il prezzo dell'alcol. Su via. Però il prezzo del biglietto lo faccio pagare un pelo di più. Numero previsto di clienti, 5 in meno. Guarda, no, dai, lasciamo così. Vai. Ci siamo, no, organizziamo anche gli eventi. Facciamo tornare DJ Eric e anche DJ Lara. Dovremmo essere a posto. Via! Accelera! Subito il barista, ma non è entrato nessuno subito. Vabbè, Wicked Monk Elixir. Questa qua con questa, questa, questa e la stellina. Tac! Arrivederci, grazie. Altoparlante danneggiato, c'è chi lo può sistemare e lo sistema, bravissimi. Ma fuori c'è fila? Ci seguiamo. Si ubriaca più velocemente, vediamo. Aaron. Oh, tutti quelli che entrano vanno a sedersi, come prima cosa. Ma questa va a pisciare. Che non ne aveva neanche bisogno, ma. Ah no, non lo so perché in realtà stiamo seguendo Aaron che non so dove è finito. In bagno, perfetto. Ma si ubriaca più velocemente. Ma Aaron, non stai bevendo. Che cazzo è finito adesso? È ancora seduto? Cioè, non si ubriaca, ma siccome noi abbiamo messo il prezzo dell'alcol diminuito, sono comunque contenti. Allora, Brett Hall, il 25,5. Ok, già sbagliato. Fai uscire. Ciao caro. Arrivederci, grazie. È stato un piacere. È stato un piacioro. Oh, finalmente bevi, Aaron. Bravo. Però non è soddisfatto perché ballare, non può ballare. Adesso va a ballare tutto ubriaco. Bravo.
qua il nostro Aaron, come si atteggia, si muove, va a riposarsi perché gli gira la testa, giusto? Si alza, balla ancora. Bravo, secondo round di ballo. E adesso è in fila per il cesso. È il suo turno? È il suo turno, vai la cagatina mattutina. E via, beh, entusiasta Aaron, eh? Però 30 persone sono insoddisfatte. Beh, se andate tutte a bere nel momento sbagliato, che cazzo. Va bene. Un'altra seratina è stata fatta. Forse riusciamo ad incrementare il bar. 13.000. Incrementiamo il bar. Facciamo. Avevamo 2-4 persone, giusto? Facciamo così. Bar da 3 persone. Madonna, quanto occupa! Non me lo ricordavo così. Perché qua, ad esempio, non. Allora, qua c'è un problema con questo, credo. Che ci stai qua all'ingresso? Altoparlanti. Spostiamo. Anzi, sai cosa ti dico? Che li vendo e metto gli altoparlanti, quelli. Questo. Tanto questi non hanno bisogno di sentire la musica, giusto? Questo lo sposti qua. Per. Non era l'altoparlante il problema? Saranno mica le luci. Scusami, se io lo sposto di qua. Perché non me lo attacca al muro? Cioè, fammi capire perché non ha senso. Cazzo, così è perfetto, lo attacchi al muro, a posto, no? Questo me l'attacca al muro? No, qua in mezzo non l'attacca al muro. Voi spiegatemi il perché di questa cosa. Non ha totalmente senso. Vabbè, comunque facciamo così. Teneremo staccato. Vabbè. No, più che altro perché appunto volevo mettere giù i bar più grandi e messi magari meglio. Cioè, metterne almeno due, uno qua. Ma non ce ne sta, non ci staranno mai due bar. Ma mai nella vita. Noi che tiriamo via qualche seggiola. Vediamo. Tiro via anche questa. E questa, che le giriamo. Ok. Tac, tutta roba di incastro, eh. Aspetta, togli questo, mettilo qua, questo. Qua, e il bar ovviamente non me lo fa mettere giù. Tutto perché c'è questo. Ma porca. Altoparlante li odio, posso dirlo? Sai che c'è? Vendi pure questo, vaffanculo gli altoparlanti maledetti. Perché non ha molto senso. Anche questo vendilo. Di questo lo possiamo spostare più indietro? Non è vero. Invece sì. Ok. Oh, mamma mia, tutto bar qua. Mamma mia. Mettimelo centrale però. Ok. Ma ci riesce la gente ad andare al bar? Le file riusciamo.
Dai, facciamo qualcosa così. Tac, tac. Beh, ci sta, dai, onesto. Questa è la fila di un bar, questa è la fila dell'altro bar. Tac. No, mannaggia, sono andato di uno oltre. Vai, tac, tac. 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 Qua me lo fa mettere, qua no. Perché no? Vabbè. E questo fammi. Questo così. Ah, a Ventosa. Un po' no sense questa coda, ma non deve avere senso, deve essere solo un enorme casino. Sono curioso di vederla io questa coda qua per questo bar. Comunque andiamo ad assumere indipendenti. Barman. Assumi, 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 assumi. Un altro? Ok, perfetto. E via, sono tutti di livello 1, forse è anche quello il problemino che abbiamo, che sono lentucci, ma va bene. No, fammi mettere le casse, va, che sennò si lamentano che non si sente la musica. Lasciale nere. Dov'è che non si sente la musica? Qua. Che posso farci poco, perché. A meno che ne metto una così. Non ha senso, ma va bene. Una qua così. Tra l'altro lì dietro possiamo mettere altri due bagni. Volendo, volendo. Ma quanto costano i bagni? Troppo? Troppo i bagni? Troppo? Dove stanno? Qua? Vabbè, dai, forse un paio riusciamo a metterli. Cos'erano gonfi can 2? Ed erano marroni e rossi. Esattamente. Mettilo qua. E mettilo qua. Vai di coda per il bagno, tac, 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 tac. E vai di coda per il bagno anche qua. Perfetto, direi. Sì, beh, questo era anche un po' più grandicello, di locale, quindi ci sta. Ci mancano due eventi e dovremmo essere a posto, credo. Forse ci serviva un altro buttafuori? Non credo. Mamma, sei lenta. A servire. Capita adesso qual è il problema. Che è? DJ? Ci pensiamo noi? No, barman. Cheeky dancer, cheeky dancer, cheeky dancer. Eccolo qua. Tac. Tac, stellina, ciliegine e via, 3003 a noi. 100 minigiochi, attenzione, altro achievement. Vai, vai, pulisci, sveglia persone, caccia fuori i drogati. Sono veramente lenti però al bar, posso dirlo? Se mi dovete spiegare. Allora, Dennis, sei insoddisfatto per quale cazzo di motivo? Non ha senso. Cioè, se tu non bevi è colpa mia. A 15-5-2004, sì, biglietto di Tabiha Hall. Tabiha Hall. Tabiha Hall. Il Beautiful è il nostro. Data di nascita. Allora, nato prima dell'87. Ok. Scadenza 2011. Facciamo entrare la signora Tabia Hall.
Perché? Forse adesso si ubriaca e finalmente è felice? Però alle 6 del mattino sembra un po' tardi, vedete. Anche la soddisfazione non la raggiunge, rimane neutrale il pezzo di merda. Vabbè. Comunque guadagniamo sia in reputazione che in denaro e va bene così, per quanto non sia il nostro obiettivo, perché il nostro obiettivo effettivamente è quello di farci un'altra serata, giusto? Giusto. Quindi, signori, facciamocela al volo senza star lì a modificare niente, perché dovremmo aver raggiunto, credo, il nostro obiettivo, a meno che poi dobbiamo fare un'altra serata ancora col livello disco 2. Cerchiamo di capire quello e poi possiamo passare al prossimo scenario o quantomeno iniziare il prossimo scenario. Insane Mailman Kiss. Insane Mailman Kiss. Aranciatina, questo e la menta. Ok, ma non mi dispiace neanche come è stato sistemato questo locale. Per quanto in realtà la postazione del DJ è abbastanza piccolina e non so neanche se quella a livello 2 ci starebbe in questo anfratto che abbiamo creato apposta per il DJ. Vada, vada. Chi seguiamo stavolta? Qualcuno che è appena entrato, Toh. Martin che entra, che è soddisfatto. Bisogna vedere come esce, però. Aspetta, minigioco, DJ. Siamo noi. Vai con questo, vai con questo, vai con questo, vai con questo e vai con questo. Arrivederci e grazie. Martin, dove sta? Dov'è Martin? Sta riposando, eccolo. Va in bagno, giustamente. Subito libero il bagno. Posti a sedere sono quasi pieni. Perché la gente o balla o si siede. Anche i posti a ballare, cazzo, sono pienissimi. Potremmo aggiungere qua un'altra fila di posti a ballare e posti a sedere. In realtà possiamo metterli un po' anche qua magari. Qua dietro anche. No, qua bisogna vedere quanto spazio abbiamo. Ok, sono abbastanza quelli insoddisfatti, però sti cazzi. New disco level unlocked. Ok, signori, abbiamo finito anche questo scenario. Abbiamo sbloccato una nuova mappa, il Club Electric, e un nuovo manager rosa. Va bene, andiamo al menu principale, signori. Iniziamo una nuova avventura, un nuovo scenario con sicuramente Rosa. Rosa è un manager esperta del club disco che mette dedizione e impegno in tutto ciò che fa. Con molti anni di esperienza nel settore è in grado di affrontare in modo veloce ed efficace qualsiasi sfida che il club possa incontrare. La sua capacità di risolvere rapidamente problemi la rende molto rispettata da tutto il team. Risolvere gli incidenti conferisce 2 punti di reputazione. Ma serio? Ma bellissimo questo bonus! Manualmente gli incidenti è 3x più veloce. Ok, quindi all'inizio diciamo non dobbiamo litigare con gli incidenti. Ok, rosa sbloccata. Qua i club li abbiamo fatti un po' tutti. Passiamo al Twilight, un nome da garanzia. Il Twilight ti invita ad esplorare i confini tra mondi diversi dove gli ospiti possono perdersi nel ballo e nella musica, rilassandosi dopo una giornata piena di impegni. Club medio, come dimensioni. Clienti diversificati, affitto alto. Ecco l'affitto alto. L'obiettivo è termina la notte con 150.000. Ma 150.000 in tasca, signori, non 150.000 di guadagno. Quindi ricordiamocelo e magari a una certa smettiamo di spendere, che li facciamo facili, insomma. Cosa facciamo? Il Twilight? Andiamo di Twilight, signori. Iniziamo il Twilight, ti dirò il nome del club, pensando a Twilight, potremmo chiamarlo
il lupo mannaro, che ci sta, è in tema, quindi non è troppo lungo magari? Ah no, modalità standard, inizia. Ok, lupo mannaro, signori. Benvenuti al lupo mannaro. Allora, budget di 15.000, ok, ricordiamoci che l'affitto è alto, dobbiamo partire standard. Madonna, per lungo così, è un po' da vomito. Ok, teniamola così, ingresso sia a destra che a sinistra, quindi partiamo dai buttafuori. Ne assumerei già due. Per il semplice fatto che almeno abbiamo il doppio ingresso. Poi, prima cosa da fare, bar. Dove piazziamo il bar? Il bar, siccome poi sarà una bella rottura di palle sistemare tutto, direi di fare tutta questa cosa di bar. Cioè, quando poi andremo ad aumentare il numero di bar. Quindi, iniziamo a metterlo. Fai proprio così a lato, va. Ok. La assumiamo il barman, scusatemi, Santiago, solito. Facciamo, guarda, giusto spazio qua davanti. Ok, basta. Poi andiamo a prendere pista da ballo. Pista da ballo, io la farei stavolta da questo lato. Metterei in mezzo il DJ, quasi quasi. Quindi il DJ che in realtà non ce l'abbiamo ancora a postazione da DJ, ma pensando al futuro direi di fare la pista da ballo. Qua siamo in centro più o meno. Ma quanti sono i quadrati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17. Quindi 2, 4, 6, 8 e questo è quello centrale. Ipotizzando di lasciare questo spazio, direi di fare tac. Tac. Signori, pista da ballo intorno al DJ. Perfetto. Cazzo, sono stato troppo. Che pirla. Non ho calcolato l'altezza, ovviamente. Che si sa, altezza. Mezza bellezza, no? Non è così? Tac. Ok, dovrebbe essere equidistante invece sui lati, perfetto. No, come 6, 2, 4, 6, sì, ok, perfetto. Fatto ciò, cosa ci manca? Un bagno. Andiamo a mettere. Stavolta fuori com'è che è? Arancione, un po' rosso, un po' arancione, però rosso arancione. Da che ci manca? Beh, sì, questo cos'è? Il giallino? Il giallino? Beh, il giallino col rosso? Forse è meglio col nero. Cioè, scusami, il giallino col. No, come non c'è? Allora il nero col giallino. Ma no, è meglio il giallino. Dammi il giallino col bianco. No, col blu. Assolutamente no. Vabbè, mettilo col rosso, va bene. Che schifo. Lasciamo perdere. Quindi se di là, signori, mettiamo i cosi, il bar, di qua mettiamo i cessi. Onesto. Onesto. E per il riposo, intanto ti metto i nostri soliti divanetti. E i divanetti li mettiamo tutti intorno alla pista da ballo. Che per ora. Teniamo così, potrebbe anche aumentare la pista da ballo, quindi facciamo una cosa così, va.
Ci teniamo un quadrato di spazio. Ok. Sono previste 42 persone. I posti a sedere sono 2, 4, 5, 10, 20. Qua essendoci i bagni, non so se... Più che altro devo capire come fare le file dei bagni. Perché se qua facciamo l'altro bagno, ci sarà qua il piedino e andiamo di qua così. Ok, quindi facciamo così. Quindi sì, qua lo mettiamo attaccato per forza. Tac, tac. Ok. E una volta fatto questo, potremmo già aprire, ma andiamo a vedere subito per quanto riguarda pavimenti, cose. Pavimento, ti direi. Perché sono così orribili i pavimenti, le cose? Oddio, questo rosso potrebbe anche non dispiacermi. Dai, andiamo con questo rosso. Vai. Riempiamo. Riusciamo a riempire tutto o non abbiamo abbastanza soldi? No, perché... Un attimo qua. Non riuscire a tappare tutte le piastrelle, tutti i buchi delle piastrelle. Perché siamo poveri, più o meno. L'abbiamo fatto, dai. Ok, qua abbiamo già passato. Ok, perfetto, va bene, almeno i pavimenti. E basta, dai, possiamo iniziare ad aprire. L'unica cosa è che non so gli altoparlanti. Dammi questi, va. 150 l'uno, insomma. Ma me ne metti uno all'ingresso. In realtà dovrei fare tipo interessante questo. Però meglio così, molto meglio così. Ok, occupiamo bene lo spazio, lasciamo quello spicchietto lì maledetto. Che rabbia. Va bene, mettilo giù così. Ci sta un altro qua? Sì, basta, siamo poveri. Va bene. E la prima serata va così. Purtroppo non possono pretendere di avere il lusso sfrenato. Cerchiamo anche di capire quant'è il nostro margine di guadagno. Con l'affitto alto, con tutte queste... persone assunte. Police è più veloce, è decisamente più veloce. Attenzione, per quanto comunque preferiamo l'automatismo. Però ci faceva guadagnare punti coso, giusto? Vediamo. Eh sì, andiamo a 4. Ah, bellissimo. No, dobbiamo metterli quelli automatici perché così continua a salire la reputation. Ci dà 2 punti ad ogni cosa che faccio. Mamma mia. La cosa è tipo un boost clamoroso, secondo me. Questo che cazzo di problemi ha? Ok, minigioco, arrivo. Arrivo, eh. Tac. Flaming Potion che sta qua. Tac. Tac, aranciatina, ciliegine e via. Aspetta, dov'è? Qua. Questo è rotto. Da pulire. Ma perché la gente è incazzosa? Signora, si è incazzata? Forse per la fila al bar, non lo so. VC, no, forse per la fila al BC. Al BC. La fila al VC, credo.
Sì, ne ha messo uno e forse troppo poco. Questo invece è incazzato perché non beve. Ho capito, ma siete dei ciuccioni però, eh. Mi aspettavo tutta sta gente a bere. Allora, Houston abbiamo già un problema, perché forse è troppa poca fila, ma guarda, se io ti metto un altro bagno, quanto costa? 500. Investiamo nei sanitari. È 1, 2, 3 e basta. E nel bar, guarda, io ti metterei anche un altro bar, ma mi sembra un po' eccessivo, no? Cioè, o meglio, primo bar lo sblocchiamo a 3.500, quindi ti direi andiamo avanti così. Facciamoci un'altra serata così e poi capiamo, perché effettivamente le priorità sono altre. Dobbiamo prima di tutto mettere quelli che ci risolvono i problemi, quindi gli addetti alla sicurezza, alle cose, il barista qua. Orange Queen, dov'è l'Orange Queen? Eccola. Tac, tac, aranciatina e il limone, via, grazie. Lite, fuori? Ci penso io. Tac. C'è un botto di gente, eh. 52 persone e sembrano poche. Indumenti lasciati, spiazze. Alcolici. Questo è addormentato. Ah, possiamo fare anche così in realtà, perché tutte le cose sono abbastanza racchiuse in questo spazio, perché sopra non c'è il bar, non ci sono bagni né niente, quindi magari c'è il minigioco del buttafuori, ma al momento non sta lavorando, buttafuori sopra. Questo se ne va arrabbiato? Perché se ne va arrabbiato? Adesso dobbiamo sistemare la questione bar. La questione bar va sistemata. Flaming Potion. Questo, questo, questo. E le ciliegine. Ciliegine. Tac. Allora, per ora sono abbastanza gestibili le cose perché è più veloce e comunque ci danno dei punti, però è il problema grosso è il bar. Non so se è una questione di posti in fila che non ce ne sono e quindi si incazzano subito, oppure se è proprio una questione di... cioè che ci mette troppo, 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 troppo. Potremmo pensare a fare un bar che costa in realtà solo 700, quindi... Ti direi, fammi un altro bar e fammi un'altra coda di persone. Fammi pure qua così, va benissimo. Ok, assumi quindi un altro barman, Saul. Potremmo aumentare i prezzi e sblocchiamo anche la possibilità di vendere vino. Ci può stare 3.500, rimaniamo proprio a secco secchissimo. 58 persone previste, posti a sedere sono abbastanza, sembrerebbe di sì. Ma vai, proviamoci. 3.500, vai. Vai, facciamoci un'altra seratina, signori, poi ci salutiamo. Vediamo se magari con due bar risolviamo il problema dell'insoddisfazione dei nostri clienti. L'importante è che non pop-appino troppe situazioni da risolvere, perché dopo diventa un bel casino.
un po' la musica DJ. Allora, butta fuori minigioco, facciamolo subito. Paul King, il King, grande il King. 23,5. Ok, non è il giorno giusto per questo biglietto. Sbaglia già il giorno così. Cioè, arriva con un biglietto di 2 settimane fa, se non di più. Che cazzo. Tra l'altro siamo nel 2021, signori, in questa discoteca, in questo Lupo Mannaro. Allora, c'è coda. Questo è incazzato per il VC, perché c'è coda anche il VC. Vabbè, ma siete un po' dei pitimini, posso dire che pretendete un po' troppo, però sicuramente la gente soddisfatta è di meno. Adesso lo sarà di più perché ce ne sono tanti ad aspettare al bar. Credo che uno dei problemi principali qua siano le code, le cose. Ok, però stiamo guadagnando reputation. Va bene, $3,000 sono poco, guadagniamo poco. Guadagniamo veramente poco. Dobbiamo arrivare a 500 di reputazione e sbloccare 5 miglioramenti per salire di livello, che quindi significa prezzi di biglietti più alti e più 20% di soddisfazione. Va bene, va bene. Con questi 3.000 non ci facciamo niente, se non forse... ma abbiamo bisogno di più soldi, signori. Abbiamo bisogno di guadagnare più soldi. Allora. Direi che per oggi ci possiamo salutare qui, per quanto riguarda la nostra disco, il nostro disco simulator. Signori, io come sempre vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un like, un commento, a seguire tutte le serie sul canale e con i nostri fantomatici DJ che non ci sono ancora, tra l'altro non c'è neanche la postazione. Ci vediamo con un prossimo episodio, signori. Alla prossima, ciao ciao.